Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Face to Face. La nostra ospite di oggi è Cassandra Menga, CEO e responsabile marketing di App Finance. Buongiorno. Buongiorno Jennifer, buongiorno a tutti. App Finance è una società specializzata nella lead generation per il mercato finanziario. È un'attività che svolge dal 2013 in un settore che sta cambiando anche rapidamente, anche sotto il profilo normativo. Un esempio di questo è proprio la consultazione che è stata avviata dall'OAM lo scorso 12 gennaio sui preventivatori e i comparatori online, che si dice rischia di avere delle forti ripercussioni anche sulla lead generation. E quindi partirei proprio da questo con Cassandra. Che cosa puoi dirci a questo riguardo? Sì, guarda Jennifer, hai toccato un punto molto importante. La recente comunicazione dell'OMI in realtà è l'ultimo tassello di un'operazione di trasparenza che è già in corso da diversi anni nel settore finanziario. Quando noi, ad esempio, nel 2013 con App Finance abbiamo iniziato a dedicarci alla lead generation in questo vertical, avevamo sostanzialmente due possibilità. Creare un sistema di generazione lead terzo, quindi una sorta di motore di ricerca che appunto raccogliesse i lead per rivenderli poi agli attori finanziari, puntando tutto sulla quantità, oppure fare quello che alla fine abbiamo scelto di fare, cioè plasmare un servizio di lead generation personalizzata per ogni cliente, quindi basato sulla completa trasparenza e che permettesse ad ogni banca, attore finanziario o agenzia finanziaria di generare lead con un sistema proprio, quindi con una sua landing page, nel pieno rispetto di quella che è la normativa, ma anche e soprattutto la privacy dell'utenza. Quindi sicuramente posso concludere che le novità in ambito normativo non vanno ad intaccare i nostri attuali clienti, che sono ovviamente già da questo punto di vista compliant a quello che è l'adeguamento in corso, mentre per chi continua ad affidarsi a sistemi terzi, magari non è ancora troppo tardi per cambiare rotta, ecco. Bene, mi sembra una buona notizia, quindi. A proposito dei vostri clienti, so che state lavorando ad una serie di novità per loro. La prima fra tutte si chiama WhatsApp Finance e non so se ce la vuoi raccontare un pochino di cosa si tratta e quando partirà. Sì, volentieri. Guarda, in realtà già nell'ultimo trimestre del 2021 abbiamo lavorato intensamente al lancio di questo nuovo programma, appunto WhatsApp Finance, che consiste in un servizio innovativo che permette di integrare in maniera diretta quelle che sono le campagne di lead generation che facciamo per i nostri clienti. Quindi, per farti un esempio pratico, gli annunci sponsorizzati su Google che vediamo nei primi risultati, direttamente alla chat WhatsApp del nostro cliente, quindi dell'agente finanziario. L'utente finale, quindi colui che ha espressamente fatto una ricerca per un prestito piuttosto che una cessione del quinto o un mutuo, può bypassare tutto ciò che era l'atterraggio sulla landing page, la compilazione del form di contatto e iniziare una conversazione direttamente su un WhatsApp con l'operatore finanziario per chiedere informazioni e quindi iniziare già la trattativa. A questo ovviamente noi abbiamo poi collegato una strategia di marketing conversazionale, perché appunto si collega a un software che è personalizzabile in ogni aspetto, che ci permette di creare una messaggistica automatica per anche ridurre i tempi che sono di contatto, quindi l'utente non deve più aspettare di essere ricontattato dal commerciale, ma riceve risposte immediate programmate prima e al momento giusto il cliente, quindi l'agente finanziario, può decidere di intervenire nella conversazione e quindi continuarla, diciamo, di persona. Ecco, quindi questo è sicuramente un servizio innovativo che non c'è nel settore, quindi è un'assoluta novità. Abbiamo iniziato a testarla con i primi 5 clienti, tra i nostri attuali clienti, e ovviamente nel corso del 2022 prevediamo lanci di altre licenze appunto di questo software anche per nuovi clienti. Mi sembra molto comodo innanzitutto e volevo poi chiederti anche quali altri progetti avete in cantiere per il 2022, se questa è l'unica novità o se ce ne sono altre.
Guarda, stiamo anche sviluppando in maniera più precisa tutti quelli che sono i servizi correlati alla lead generation, quindi l'attività di SEO, quindi di Search Engine Optimization, che prevede appunto un'ottimizzazione non solo tramite le campagne sponsorizzate, quindi con del budget di investimento, ma anche tramite tutto ciò che è un lavoro organico, fatto di contenuti, quindi è diciamo è un servizio correlato che permette ai nostri clienti di non affidarsi completamente ai lead generati dalle loro campagne, ma di avere anche un contesto completamente ottimizzato in quello che è poi il mondo del web. Abbiamo anche lanciato sul sito non è un vero e proprio servizio, è più una chicca, ecco, un simulatore online che permette ai nuovi potenziali clienti, quindi a chi è interessato a fare lead generation, di fare una stima in maniera indipendente di quello che è il potenziale nella propria area geografica di interesse. Quindi se un cliente si occupa di cessione del quinto in Lombardia, può attraverso questo simulatore gratuito vedere qual è il potenziale di utenti che cercano il prodotto finanziario che lui offre nella sua regione e quindi mettersi in contatto con noi per stimare anche una strategia appunto di investimento per ottenere quel risultato. Perfetto, ma mi sembra molto molto interessante. Poi magari avremo modo di approfondire l'argomento anche quando lancerete proprio questi servizi in maniera vera e propria, diciamo. Sì, certo, volentieri. Grazie Benissimo, allora intanto ti ringrazio per essere stata con noi e do a te. appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata di Face to Face. Grazie Cassandra e alla prossima. Grazie, a presto.